È una giornata disgraziata per l'Italia perché stamattina il Senato ha cominciato la discussione generale sulla modifica dell'articolo 81 della Carta Costituzionale. Modificando l'articolo 81 si impedirà alle istituzioni pubbliche, a cominciare dallo Stato, di intervenire nell'economia, perché ormai è chiara qual è l'ideologia liberista trionfante. Le istituzioni pubbliche si devono ritirare dalla vita politica, sociale ed economica, ma soprattutto dalla vita economica, perché le imprese debbono comandare, le esigenze delle imprese devono stare al primo posto e dunque l'articolo 81 della nostra Carta Costituzionale deve essere modificato. Se oggi anche il Senato, dopo la Camera, voterà a stragrande maggioranza con i 2/3 la modifica dell'articolo 81, non si potrà fare neanche il ricorso al referendum, non si potrà fare neanche il ricorso al popolo perché si pronunci, come è successo nel 2006 con la riforma Berlusconi, si pronunci se è d'accordo o non è d'accordo. E nel 2006 il popolo fu contro le decisioni del Parlamento. Oggi, se invece si toccherà l'articolo 81, si modificherà con i 2/3 e noi non potremo richiedere noi cittadini il referendum secondo l'articolo 138. Ecco perché abbiamo chiesto al Parlamento di non modificare l'articolo 181, di non modificarlo e di modificarlo non con la maggioranza dei 2/3, in maniera che si attivino i meccanismi democratici di base. Ma oggi è una giornata disgraziata anche per un altro motivo, perché insieme all'articolo 81, e non per un gioco di numeri, il Senato alla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale comincia la discussione della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Quindi insieme all'articolo 81, che calpesta un articolo fondamentale della Costituzione, oggi viene messa in discussione, con la riforma Fornero, viene messa in discussione l'articolo 18, cioè l'articolo che impedisce ai padroni di licenziare a segno, secondo i propri desideri, secondo il proprio arbitrio, una lavoratrice o un lavoratore. Noi come Comitato Rotepido siamo qui anche per protestare contro questa discussione che parte a razzo, perché quando si tratta di manomettere i diritti della popolazione, i diritti della cittadinanza, i diritti dei lavoratori, allora questo Parlamento, con la maggioranza di Berlusconi, con la maggioranza di Bersani, con la maggioranza di Casini, mette mano alle leggi, contro i lavoratori e contro le lavoratrici. L'articolo 18, che nessun governo finora per 40 anni ha osato toccare, non modificare, toccare. Ricordiamoci che giusto 10 anni fa al Circo Massimo, la stessa CGIL, la CGIL oggi che ha stragrande maggioranza, dice sì alla modifica dell'articolo 18, portò 2 milioni di persone per protestare contro la modifica dell'articolo 18. Mi dica. Come? Ma che stiamo facendo? Stiamo facendo semplicemente. Perché qualche male c'è, stiamo qui mica, non facciamo. Ma che stiamo qui, che male c'è? Adesso voglio dire, non è che diamo i volantini lì davanti. Lei può fare la stessissima cosa. Vabbè, ma se la facciamo lì. Qualsiasi forma, in questa zona qui davanti. Come? E che ci stanno a fare? Cioè, appunto per impedire che uno... Sto facendo, ok, grazie. No, però dottore, scusi, se queste qui che ci stanno... Prima non c'erano, le hanno messe. No, però non si può... non è che... No, ma io le cortesie a lei vuole dire da fare. Adesso mettiamo qui. Così una transazione mi pare onorevole. Ci state? Ci state, bellissima. Se passano qua non sentono proprio. Ci state, bellissimo. O c'è stato, insomma, questo è.
Il comitato non debito, nonostante i giorni semifestivi, diciamo così, perché subito dopo la Pasqua, per inseguire un Parlamento che accelera i suoi lavori, anche loro, però non li vediamo molti senatori venuti oggi. Comunque stamattina il Presidente Schifano, o Schifani, Presidente Schifani, mi scuso, Presidente Schifani ha convocato l'Aula per cominciare la quarta lettura del disegno di legge costituzionale sull'articolo 81. L'articolo 81 è quello che regolamenta, che disciplina il bilancio dello Stato. Finora lo Stato, i comuni, le province, finora quando esistevano, le regioni, potevano intervenire con investimenti sul territorio per la sua salvaguardia, per i servizi pubblici, per la sanità, per la scuola. Insomma, lo Stato si poteva indebitare, però per arricchire la società, per garantire i diritti, per quello che dicono loro, per arricchire il capitale sociale. Ebbene, oggi lo Stato, sotto la sferza dell'Unione Europea, non potrà più farlo, perché l'obiettivo di fondo è rientrare dal debito, l'obiettivo di fondo è pareggiare il bilancio. E il patto fiscale che il governo Monti ha firmato il 2 marzo del 2012 a Bruxelles ci dice anche che bisogna rientrare nel debito che noi abbiamo a 1.900 miliardi di euro, riportare a 900 miliardi di euro in 20 anni, il che significa che ogni anno dobbiamo risparmiare 50 miliardi solo per restituire il debito. E allora i servizi pubblici, i servizi sociali, i diritti dove vanno a finire? Vanno a finire che il pagamento del debito si mangia i diritti. E invece la nostra carta costituzionale con l'articolo 81 faceva in modo che lo Stato potesse intervenire a salvaguardare i servizi, ad ampliare. Che ossessionano questo governo e la maggioranza che lo sostiene. I numeri sono l'1 e l'8, letti così fanno l'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, letto in modo inverso da 81, l'articolo della nostra Costituzione. Ma tra le due cose c'è un legame perverso. Con la manomissione dell'articolo 18 si vuole ottenere la libertà di licenziare, con
la manomissione dell'articolo 81 della Costituzione imponendo l'obbligo del pareggio di bilancio, si vuole impedire a qualunque governo, sia di destra che di sinistra, tra l'altro, di poter svolgere una politica economica. Non esiste una politica economica che non preveda la necessità in determinate fasi, soprattutto quando c'è la crisi, quella che stiamo vivendo, di dover fare delle spese in deficit. Lo Stato serve a questo, a progettare il futuro puntando sulla capacità di una crescita diversa di un paese e quindi spostando delle poste di bilancio. Se questa possibilità è inibita, qualunque facoltà di governo viene meno. Allora noi chiediamo ai senatori chiusi in questo palazzo di fare possibile manomettere la Costituzione senza sottoporla al parere popolare. Ma voi sapete che questo non può avvenire in base alla stessa Costituzione se la maggioranza che si determina nel palazzo che mi sta di fronte è superiore ai 2/3. Se questo accade, cioè se si realizza una maggioranza bulgara, è impossibile ricorrere al referendum popolare. Una contraddizione clamorosa. Un Parlamento fatto da nominati, l'espressione non è la mia ma del segretario del Partito Democratico, cioè di persone indicate dalle segreterie dei partiti che si accollano il diritto di cambiare un articolo fondamentale della Costituzione che condizionerà la possibilità di governare il Paese da qui a fino a quando qualcun altro non la cambierà un'altra volta. Pensate che nella scorsa seduta, in questa discussione, è intervenuto un tal senatore Musi e ha sostenuto che la riforma dell'articolo 81 è una riforma epocale, uno che se ne intende di bilanci, al punto che ha rovinato la Margherita e il Partito Democratico a furia di malversazioni nella gestione del denaro proveniente dal finanziamento pubblico. A gente così vogliamo dare in mano la nostra Costituzione? Ecco allora le ragioni di questo sit-in, di questa protesta che continuiamo a fare e della richiesta che ribadiamo ai senatori. Comunque la pensiate, anche se la pensate diversamente da quello che sta scritto in questo striscione, in questi cartelli, anche se doveste pensare, sbagliando, che il pareggio di bilancio sia la migliore medicina, beh, non arrogatevi il diritto di decidere da soli. Fate in modo che su un tema di questo genere, così di fondo, che riguarda l'economia del Paese e la possibilità delle istituzioni elettive di mettere naso nelle vicende economiche del nostro Paese, possa decidere il popolo italiano in un libero e determinante referendum. Questa è la richiesta che noi facciamo ai senatori e attendiamo di capire qual è la loro proposta, qual è la loro risposta. Per due motivi. Il primo è che il Senato sta votando la revisione di un articolo costituzionale estremamente importante, l'articolo 81. Modificando il pezzo, introducendo una norma che dal punto di vista economico è una follia, il pareggio di bilancio, perché lo Stato non è un'azienda e non può andare in pareggio di bilancio, deve tenere conto dei problemi del Paese, deve tenere conto della disoccupazione, delle pensioni, del lavoro che non c'è, e quindi il pareggio di bilancio come legge dello Stato è un vero suicidio dal punto di vista economico. Ma è una grave violazione anche dal punto di vista democratico, perché non si possono cambiare gli articoli della Costituzione senza chiedere che i cittadini si pronuncino su questo attraverso un referendum. Questa è la storia pulita della Repubblica Italiana fino ad oggi, da quando è nata nel 1946 fino ad oggi, e questa storia pulita intendiamo difenderla fino in fondo. Non si possono cambiare gli articoli della Costituzione senza
di un referendum democratico che consenta alla gente di dire se è d'accordo o meno con delle modifiche che cambiano la carta fondativa della Repubblica e del paese in cui vivono. Ma purtroppo oggi al Senato stanno discutendo anche un'altra cosa molto grave, ed è l'anagramma dell'articolo 81, e cioè l'articolo 18. Oggi la Commissione Lavoro del Senato inizia la discussione sui provvedimenti sul mercato del lavoro, che chiamare riforma è un errore, perché le riforme servono a cambiare in meglio le cose precedenti. Quando ne cambiano in peggio non sono più riforme, ma sono dei veri e propri orrori. In questo caso, per quanto riguarda i lavoratori, i loro diritti e soprattutto il futuro dei prossimi lavoratori. Questi stanno creando una situazione in cui chi va a lavorare deve somigliare sempre di più a uno schiavo, lavorare fino a 67 anni, fino a quando ce la fa, e poi tre anni di pensione e poi devi morire, perché questo ha scritto il Fondo Monetario Internazionale. L'aspettativa di vita è troppo alta e quindi i costi sono troppo elevati, quindi devi lavorare finché non schiatti e poi schiattare, in modo che i conti dello Stato sono in pareggio e le banche sono contente. Abbiamo quindi mille e un motivi per stare qui davanti al Senato e per chiedere ai senatori, se la sentono, se glielo fa sentire la loro coscienza, di fare un atto di dignità e di non votare la revisione dell'articolo 81, almeno di non farlo tutti, perché questo significherebbe costringere il governo a indire il referendum sulla modifica dell'articolo 81. E torneremo alla carica anche sull'articolo 18, perché non si possono cassare diritti che sono stati conquistati con lotte durissime, con sacrifici durissimi, con una legge che riporta indietro la situazione di 100 anni. Questo governo sta portando il paese all'800, non al futuro. Allora, siccome invece noi il futuro ci interessa, non tanto per noi ma per i nostri figli e per i nostri ragazzi, diciamo che bisogna invertire la tendenza e cominciare a prendere provvedimenti che non ipotechino il futuro per i giovani di oggi e per quelli che sono stati giovani e che li attende una vecchiaia che questi vorrebbero rendere breve, perché stanno preparando la cassa da morto. L'unica cosa che non possono chiederci è che nella cassa da morto ci infiliamo da soli. Ecco, questo non ce lo possono chiedere né il governo, né il Parlamento, né il Senato. A tutto c'è un limite e siamo qui davanti al Senato per ricordare che loro possono discutere, decidere, ma che qualche pezzo di questa società li terrà sott'occhio e li verrà sotto la porta a ricordargli che certe cose non si possono fare, perché contro la democrazia e contro la storia di questo paese. A Francesco Parti, che ci racconti il suo intervento di stamattina e quello che lui sta facendo. Vieni, Vincenzo. Sì. E quello che lui insieme anche a Vincenzo Vita stanno facendo per tentar di conquistare una pattuglia di senatori affinché non si raggiunga questa soglia, questo quorum dei 2/3. Io ringrazio a nome del Comitato Onodeputo Francesco Parti e Vincenzo Vita, che ripeto è stato qui con noi e ancora qui. Vi diamo immediatamente la parola per sentire alcune sue considerazioni su quello che succede al Senato. Francesco Parti. Grazie, ma mi ha elogiato troppo. Ma la situazione non è felice, perché purtroppo c'è una maggioranza schiacciante a favore di questa situazione e la motivazione è che ce lo chiede l'Europa. Però c'è modo e modo di rispondere all'Europa. Si poteva provare a rispondere in altri modi diversi, invece è stato scelto un modo diciamo poco accettabile sotto il profilo logico e anche del metodo. In primis vi vorrei ricordare che l'11 agosto del 2011 partì questa sceneggiata un po' pazzesca e partì con la forma della convocazione di una bicamerale delle commissioni affari costituzionali e bilancio, convocate l'11 d'agosto, per dare la sensazione che il Parlamento lavorava, perché a questi siamo giunti, e per dare questa sensazione furono convocate nell'aula del Mappamondo alla Camera.
avrebbe dovuto essere un lavoro delle due commissioni delle due Camere che affrontava il problema della riforma dell'articolo 81. Discutibile in sé, ma uno può dire che il Parlamento perlomeno prende ripeto questa cosa. Fu invece una riunione totalmente informale che fu usata solo da Tremonti per fare una conferenza stampa sull'argomento e poi si dilungò sulla crisi economica eccetera, e a cui parteciparono soltanto i leader dei partiti come comprimari di una passerella mediatica. I componenti delle due commissioni non aprirono bocca perché non ci fu tempo manco di parlarne, e quindi questa è stata l'introduzione grottesca a questo tema. Questo tema che cosa ci ha di preoccupare? Uno, devo andare in aula con te. C'è il fatto che il dibattito parlamentare è stato infinitamente più insufficiente del dibattito scientifico nel merito. Se uno va a vedere il dibattito tra gli economisti rispetto all'economia, vede che la questione del pareggio di bilancio è stata discussa approfonditamente e molti economisti hanno detto che il pareggio di bilancio ingabbia l'azione di manovra politica e politica economica e quindi blocca l'agilità dei governi. Due, il testo che è stato scelto è un testo che in realtà è ambiguo, perché non parla di pareggio di bilancio ma parla di equilibrio, e parla di equilibrio a certe condizioni. Allora viene questo sospetto: voi intesi come ceto politico fate finta di fare il pareggio di bilancio, ma poi in realtà trovate una soluzione ambigua che vi permette ancora la possibilità di manovrare. Io, esagerando, posso arrivare a pensare perfino che questo sia un fattore quasi positivo, che invece di mettere uno strozza economia ci sia una soluzione intermedia, una specie di keynesismo dissimulato, potrebbe essere, diciamo, una soluzione all'italiana. Però il tutto si condensa in che cosa? In un testo scritto coi piedi, farraginoso, inutilmente contorto, che esattamente come la riforma del titolo primo, la riforma del giusto processo e la riforma del voto all'estero, introduce in Costituzione un corpo estraneo. Se uno va a vedere la Costituzione com'è e va a vedere che quali sono i corpi estranei, ci trova subito il titolo quinto, il giusto processo, il voto degli italiani all'estero e la modifica dell'articolo 81. Alla fine ci troveremo una specie di bubbone che sta lì dalla dubbia funzione. C'è un'ulteriore ultima cosa che va detta. Questo tentativo di votare con i due terzi dei voti rappresenta un tentativo insidioso, perché può far passare il principio che d'ora in poi la Costituzione la si cambia con i due terzi dei voti e quindi si impedisce ai cittadini di esprimersi con il referendum. Ora quindi lasciamo pure sospeso il dibattito scientifico su quanto inciderà questa cosa. Potrebbe al limite anche incidere poco, io temo di no, però insomma diciamo lasciamoci la libertà dell'arte del dubbio, ma c'è una cosa sicura, che loro stanno provando a vedere se la maggioranza consociativa riesce a produrre una modifica con i due terzi, significa che gli può venire in mente di farlo anche con la futura riforma costituzionale. Gli riesce con l'articolo 81, diranno: ma a questo punto noi siamo noi, i voti ce li abbiamo, e perché non dobbiamo fare una riforma costituzionale che dà di intendere al popolo che rafforza il governo quanto il Parlamento, quando invece noi sappiamo che rafforza solo il governo, e magari addirittura dal Presidente del Consiglio il titolo di chiedere lo scioglimento delle Camere. Guardate, questa è una cosa, dico solo questo, poi questa è una cosa pericolosissima, perché mettere in Costituzione che il Presidente del Consiglio può chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere costituisce l'apertura di un dissidio virtuale insanabile a livello istituzionale, perché se il Presidente della Repubblica gli dice di no, che succede? Il Presidente del Consiglio se ne va con le pive nel sacco? In più, un'ultimissima cosa, chi fa una modifica della Costituzione di quelle proporzioni dovrebbe avere l'onestà di scrivere a chiare lettere che il Presidente del Consiglio non potrà mai più diventare un soggetto dotato di poteri extra istituzionali, perché se tu dai al possessore ipotetico di mezzi di comunicazione la facoltà di scegliere
avviene lo scioglimento delle Camere, crei davvero una condizione veramente terribile. Io vi dico questo, non voglio sopravvalutare il mio ruolo perché non è proprio il caso, ma la prossima, non si vota, si voterà la prossima settimana. Al momento della dichiarazione di voto io farò una dichiarazione di dissenso e chiederò ai colleghi, come mi sono già impegnato a fare con molti di voi, chiederò ai colleghi del Senato di evitare di votare tutti compatti per lasciare la possibilità ai cittadini di pronunciarsi con i referenti. Grazie mille.